Siamo arrivati al quarto stato avanzamento lavori della ristrutturazione di via Cordero di Pamparato. Sto andando a dare un'occhiata all'alloggio per scegliere la colorazione delle pareti e per mostrarti a che punto siamo arrivati. Andiamo a dare un'occhiata. Eccoci all'interno. Allora, la prima cosa che si nota sono i nuovi serramenti. Come puoi vedere, li hanno già installati. Ora mancano gli ultimi dettagli, quindi coprifili, però comunque sono di ottima qualità. Eccoli. Il davanzale è già stato sostituito, vedi che è coperto perché non si sporchi con la tinteggiatura. Anche tutta la parte del controsoffitto è ok, hanno già dato il bianco. Queste invece sono le tre tonalità di grigio che mi hanno proposto. Come puoi vedere, quella sulla sinistra è un pochino troppo scura. Quella sulla destra è leggermente chiara, ho scelto quella in mezzo a forma di T rovesciata. Questa sarà la tinta che utilizzeremo per tutte le pareti dell'alloggio, tranne che per il bagno, che sarà bianco. Questa è la veletta che ho fatto costruire dove prima passavano i tubi del riscaldamento per non lasciarli a vista. Anche la parte, diciamo, qui dell'ingresso è terminata completamente, dovranno poi installare ancora i faretti. Il bagno è completato, mancano soltanto più i sanitari, anche qui è stato sostituito l'infisso, i rivestimenti sono terminati, questa è la parte del box doccia, questa è la prima camera, come puoi vedere c'è già il palchetto pronto per la posa, anche qui le pareti completamente terminate, il soffitto è già stato decorato con il bianco, manca soltanto il grigio. Andiamo a dare un'occhiata anche alla cameretta. Anche qui infisso nuovo, sono state murate anche le scatole per quanto riguardano gli avvolgibili. Diamo un'occhiata all'esterno, hanno già rivestito la pavimentazione del balcone che prima era in cemento grezzo, ora abbiamo utilizzato questa piastrella. Per quanto riguarda i radiatori, verranno carteggiati e tinteggiati di bianco. Come hai potuto vedere, sono stati installati i serramenti esterni, sono terminati i rivestimenti del bagno, le pareti sono pronte per la tinteggiatura finale, domani inizieranno la posa del palchetto e in questa settimana arriveranno anche i serramenti interni, quindi sta procedendo tutto correttamente. Nei prossimi video ti mostrerò i nuovi stati di avanzamento lavori sino al termine della ristrutturazione.